La Cina alza i tassi di interesse prima della diffusione dei dati sull'inflazione. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, cerca di stimolare l'economia con il patriottismo e invita gli imprenditori a spendere di più in America. I costruttori edili e gli economisti predicono che la fine del Super Bowl sarà l'inizio della ripresa del mercato immobiliare americano. In collegamento internet con New York, c'è Marco Bonelli, responsabile delle relazioni estere della CL King & Associates, di ritorno da un giro promozionale europeo a Wall Street. Ciao Marco, come stai? Ciao Luciano, bene, grazie. Allora, la Cina ha alzato i tassi di interesse, è la terza volta che lo fa, dalla metà dell'ottobre scorso, lo fa prima di un dato che dovrebbe mostrare un'accelerazione dell'inflazione al passo più veloce negli ultimi 30 mesi. Dunque, i tassi in Cina passano al 6,06% dal precedente 5,81%, questo è il riferimento per i prestiti a un anno, mentre il riferimento per i depositi a un anno sale al 3% dal 2,75%. Beati loro, cosa vuoi che ti dica, Luciano? Io penso che la Cina sia una situazione, un paese incredibile, un paradosso anche incredibile, un mix di capitalismo forsennato insieme a un regime di dittatura comunista. Per cui il risultato di questo mix è straordinario e non mi sorprende che si possano permettere prima di ogni altro di alzare i tassi. Rimango comunque perplesso perché la mia esperienza di viaggi in Cina mi dice che è così roboante, è così incredibile la crescita di questo paese che secondo me i dati macro e qualsiasi manovra economico-finanziaria di questo tipo siano pure congetture, perché credo che sia quasi impossibile quantificare la crescita di questo paese o di attuare delle misure economiche efficaci. In che senso congetture, Marco, che i numeri non corrispondono alla realtà, non sono affidabili? Ma probabilmente non sono affidabili, un po' perché sono difficili da censire e un po' perché la crescita è talmente forte, l'offerta del lavoro è praticamente, ma dico, non voglio esagerare, è praticamente gratuita. Io l'ho tastato con mano, praticamente l'offerta di lavoro sono dei operai che lavorano gratuitamente contro vitto e alloggio, che scappano la fame dalla campagna. La Cina è prevalentemente un paese ancora al 98% rurale e di conseguenza questo grande boom cinese è basato su un regime di quasi schiavitù a lavoro zero, che permette ovviamente dei margini di crescita enormi. Abbiamo visto delle ripercussioni sul mercato, il petrolio e il rame calano, le preoccupazioni sono che il premier Wen Jiabao, per contenere i prezzi al consumo, finirà per rallentare quella che rimane in ogni caso l'economia a maggior crescita del mondo. La Cina alza i tassi di interesse e dunque si entra nel club di coloro che l'hanno fatto, ci sono India, Indonesia, Thailandia, la Sud Corea, che appunto hanno rialzato i tassi per limitare l'inflazione nella regione che è tra i principali motori della ripresa economica mondiale. Se non hai niente da aggiungere, io passerei andrei avanti. Beh, magari possiamo notare che in effetti, per quanto non so, c'è un uccellino che mi dice che tu a questa non ti piace, ma insomma che il rialzo dei tassi cinesi in effetti ha avuto un temporaneo impatto sull'andamento degli indici azionari americani. Quando è uscita la notizia, insomma, gli indici hanno mostrato debolezza nel momento in cui stiamo registrando. Gli indici sono sulla parità con il segno positivo.
Sì, direi che sì, è vero, anche se non è stato un grande impatto questa notizia, non ha avuto un grande impatto su Wall Street. Direi che l'ultima settimana, le ultime 6 sessioni sono state in denaro, addirittura in forte denaro, per cui sì, probabilmente qualche impatto psicologico c'è stato, ma niente di che. Intanto l'Europa ha chiuso con una maggioranza di segni positivi, non così a Milano, dove i due indici maggiori appunto hanno il segnetto negativo. Se l'America dovesse concludere in positivo sarebbe il settimo giorno consecutivo di rialzo. Gli indici azionari americani sono saliti ieri in seguito a annunci di acquisizioni e anche al miglioramento degli utili societari. Un aggiornamento su questi: quasi tre quarti delle società che compongono l'indice Standard & Poor's 500, che hanno comunicato i risultati societari dal 10 di gennaio, hanno superato le proiezioni degli analisti per quanto riguarda l'utile per azione. Sei soddisfatto di questo? Beh, direi di sì, nonostante tutte le Cassandre che hai qui come ospiti, io non vedo ancora nessun disastro in the making per quanto riguarda Wall Street. C'è da dire, ecco, che tuttavia dall'inizio di gennaio questo rialzo è abbastanza fasullo, nel senso che ha interessato un numero ristretto di titoli, ha interessato gli indici, è salito il Dow, è salito l'S&P, ma non è certo salito il mercato nella sua ampiezza. Io guardo molto attentamente l'indice di ampiezza, la cosiddetta breadth del mercato, e durante tutto il mese di gennaio, soprattutto nella seconda metà, è stato molto di bassissima qualità, il che mi fa pensare che si sia trattato di un rialzo nel mese di gennaio puramente liquidity driven, che interessava solamente le blue chips. Dunque, guidato dalla liquidità e dunque in effetti da quello che le Cassandre, che sono i miei ospiti all'Uganza, sventolano come la maggiore ragione per cui il mercato è in rialzo. Ma immagino che anche tu, nonostante prenda le distanze dalle Cassandre, sei comunque d'accordo sul fatto che appunto è liquidity driven, dunque guidato dalla liquidità presente sul mercato che viene immessa dalla Federal Reserve. Torniamo fra un po' sul mercato. Abbiamo anche dei grafici della performance di Marco a gennaio in confronto allo Standard & Poor's, li vediamo dopo. Adesso invece volevo passare dal presidente Barack Obama che di fronte a una platea fatta da imprenditori ha echeggiato le parole del presidente John Fitzgerald Kennedy ed ha, come dire, usato la retorica e il patriottismo per appunto cercare di stimolare l'economia. John Fitzgerald Kennedy diceva: chiedetevi che cosa potete fare per il vostro paese durante il periodo della Guerra Fredda, e Barack Obama ha detto: mentre lavoriamo con voi di fronte alla platea degli imprenditori per fare un'America, un posto migliore, più adatto di quello che è adesso a fare business, io spero che tutti voi stiate pensando a quello che potete fare per l'America. Chiedetevi che cosa potete fare per assumere più americani, che cosa potete fare per supportare l'economia americana e investire in questa nazione. Sì, questo è il terzo anno del mandato ed è un anno importantissimo per Barack Obama, perché in quest'anno si decide se avrà delle chance legittime di essere eletto per il prossimo mandato. Per cui quest'anno sicuramente darà il meglio di se stesso e cita degli argomenti validi. Il patriottismo negli Stati Uniti è un argomento validissimo, tanto che la spina dorsale del paese, che sono gli small business, sono rimasti negli anni post-recessione parecchio ingessati. C'è molta liquidità, molta poca propensione da parte degli small businesses di assumere personale, di conseguenza i tassi di occupazione sono ancora relativamente elevati, e
E naturalmente Obama sta cercando di fare leva sul patriottismo, che ripeto è una buonissima argomentazione, per fare in modo che vengano offerti più posti di lavoro e in generale vi sia una maggiore propensione al rischio, soprattutto da parte di appunto le piccole e medie imprese. Ho trovato questa notazione, Marco, magari tu puoi dirci qualcosa in più. Alcuni imprenditori edilizi e anche alcuni economisti predicono che la fine del Super Bowl possa incoraggiare il rimbalzo nel mercato immobiliare. Fondamentalmente dicono adesso che gli americani non pensano più al Super Bowl, potranno dedicare al loro secondo passatempo preferito, che è quello dell'house hunting, dunque dell'andare a giro per la caccia di casa, è letteralmente la traduzione, andare a giro e cercare se sul mercato immobiliare ci sono dei buoni affari, e in effetti adesso i prezzi sono bassi e dunque pensiamo che da qui alla primavera il mercato immobiliare possa far vedere una certa ripresa. Che ne dici? Dico che è tutto giusto quello che hai detto, tranne che vi sia una correlazione fra la caccia alla casa e il Super Bowl. Questo mi sembra veramente una cosa ridicola. Comunque sì, le famiglie americane hanno dei risparmi che prima o poi spenderanno. Hanno messo a posto grosso modo parte dei danni che si sono materializzati. Che hanno avuto il culmine nel 2008, e è possibile che vi sia una maggiore ricerca cioè un maggiore domanda di immobili residenziali. Di certo non perché le famiglie americane sono state distratte dal Super Bowl. Anzi, se vuoi che ti dica qualcosa di veramente curioso riguardo il Super Bowl, vi è una correlazione perfetta fra chi è il vincitore del Super Bowl e l'andamento del mercato per il resto dell'anno. Normalmente, se vince la squadra della conferenza NFC, è negativo per il mercato. Se invece vince e la squadra della AFC è positivo per il mercato. E chi ha vinto? Ha vinto l'NFC, cioè Green Bay, e non gli Steelers, e di conseguenza per quest'anno siamo fregati. E io mi aspetto per questo una catastrofe su Wall Street. No, è una correlazione che probabilmente è significativa dal punto di vista statistico, è una mezza burla, ecco, per tutto il resto. Ok, allora togliamo di mezzo il Super Bowl che stimola il mercato immobiliare. Andiamo verso un'altra storia americana, quella del January Effect. Com'è andato l'effetto gennaio, Marco? Bene, ecco, e anzi, grazie che me l'hai chiesto, è andato bene sia per quanto riguarda i primi 5 giorni, sia per quanto riguarda il mese totale. E viene da dire che mi sono state fatte le osservazioni dicendo che questo January Effect è solamente una statistica, quello che conta in effetti è la ripresa dell'economia reale. Ecco, no, non è proprio così, voglio dire, oltre che esserci una correlazione del 90% fra January Effect e andamento del resto dell'anno, questo January Effect è collegato all'allocazione di fondi, di fresh money, che avviene soprattutto nel mese di gennaio e che normalmente rimane nel mercato, che è destinato a rimanere nel mercato per tutto l'anno, per cui vi è una correlazione empirica fra il cash inflow di inizio anno cioè non è una cosa totalmente come il Super Bowl, Sì. ecco, O questo. perlomeno diciamo che sta perdendo effettivamente effetto, eh?
tanto per No, rimanere sui chiaramente sta termini. perdendo effetto, certo, Viene so che. fuori anche da una vecchia usanza in cui particolarmente i piccoli investitori tendevano a vendere a dicembre per effetti, diciamo, fiscali. Esatto, E poi, e dunque certo. i prezzi che calavano erano buoni poi a gennaio, allora a gennaio ritornavano sul mercato e da lì appunto veniva fuori questa spinta del mese di gennaio. Adesso però questo effetto appare minore, Marco. Sì, appare probabilmente minore l'effetto fiscale, anche perché la gente deve scaricare le perdite, le capital losses di diversi anni, e per cui non ha tanto incentivo di vendere a dicembre per poi ricomprare a gennaio. Però ti ripeto, questa January correlation fra appunto gennaio e il resto dell'anno è una cosa seria, voglio dire, è una cosa è una correlazione E allora importante. fondamentalmente che ha detto gennaio? Il Super Bowl ha detto che siamo fregati, il gennaio invece? Che quest'anno 2011 sarà un anno bullish. E questo che cos'è, Marco? Questa è la performance di una grande star gestore di Wall Street, ovvero sottoscritto. Come si vede, non sono partito, son partito in maniera decente, poi però verso metà mese è stato un mezzo disastro. La linea rossa sono io, se non si fosse ancora capito, la linea scura invece è l'S&P 500. Al momento attuale la mia performance della mia focus list di 12 titoli per lo più società di media piccola capitalizzazione sfiora l'8%, mentre l'S&P leggermente superiore al 5%. Per cui si incomincia a ragionare dall'inizio di febbraio. Prima non stavo navigando in buone acque, e mi aiutano un paio di titoli, uno dei quali sale di circa il 35% dall'inizio dell'anno. Dunque, non è andata bene verso metà gennaio, Marco? No, anche perché, come ho detto prima, il rialzo che interessava Wall Street era concentrato sulle blue chips, interessava i titoli degli indici. Non interessavano circa le società di media e piccola capitalizzazione, e normalmente i veri rialzi sono rialzi che interessano soprattutto le società di media e piccola capitalizzazione, soprattutto la maggioranza del mercato, soprattutto il mercato nella sua interezza, piuttosto che solamente qualche titolo che è compreso nell'indice. Allora, è arrivato un messaggio, non direttamente una domanda per Marco, ma è arrivato un messaggio su Vloganza.tv e vorrei leggerlo a Marco perché appunto parla di America e dice: ricordiamoci che negli Stati Uniti d'America l'amministrazione e Camera di Commercio stanno lavorando con grande discrezione per creare le premesse moralmente accettabili e plausibili perché le aziende facciano rientrare circa 2.000 miliardi di dollari con uno scudo fiscale sul modello europeo. E finito il QE2, il Quantitative Easing 2, quella facilitazione quantitativa, l'ultimo pezzo, se gli riuscisse, credo che veramente potremmo vedere le quotazioni salire molto in alto. Questo è un commento che ha fatto su Vloganza Andrea G, che salutiamo. Che ne dici? Ecco, allora rispondo volentieri Andrea esprimendo una opinione, però un'opinione di un americano, un'opinione di una persona che ne è dentro fino al collo in queste questioni. Dunque, Andrea, come tanti che guardano Vloganza, guarda all'America con degli occhi italiani e europei. Volevo dire ad Andrea che negli Stati Uniti il concetto di evasione fiscale, di scudo fiscale, sono dei concetti totalmente estranei alla cultura americana. In America le tasse, bene o male, le pagano quasi tutti, cioè è una cosa indiscutibile. Se io dovessi andare dal commercialista e gli dovessi chiedere
Ma signor commercialista, dottor commercialista, come si fa a evadere le tasse? Il commercialista molto probabilmente non mi è capitato, questa è quasi è esperienza diretta, non capisce di cosa sto parlando. Cioè, il concetto di evasione fiscale è remoto dalla sua cultura, per cui veramente non mi immagino. Abbiamo parlato prima di patriottismo. Ecco, il sistema fiscale americano è facilissimo da eludere ed è un sistema che è basato sull'onore, sull'onore e anche sul patriottismo probabilmente. Per cui quello che c'è da pagare di tasse, un americano non si pone neanche il problema, le paga fine delle trasmissioni. Ma c'è anche un ufficio delle tasse particolarmente efficace che va a trovare quelli che tu dicevi quasi tutti, quei quasi. C'è qualcuno che va a cercarli? Probabilmente non funziona bene, però non è questo il problema, perché quando, anche se forse non funziona bene, piglia qualcuno con le mani nel sacco, ecco, non vorrei essere nei panni di quel qualcuno preso con le mani nel sacco. C'è un detto in America: "Don't mess with the IRS." Ok, questa guarda, il Quindi capone, non falso scherzare con capone. l'IRS. IRS sta per? Internal Revenue Service, il fisco americano. Ecco, Al Capone è finito in galera non per per le sue centinaia di delitti, per le sue malefatte, ma per un'evasione fiscale. Grazie mille Marco, a presto.